Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa parte extra e forse ultima della serie di Undertale, una delle serie che mi sono più goduto di tutto il canale. Allora, quest'oggi siamo qua per sbrigare le ultime faccende rimaste, diciamo, ovvero incontrare questo boss segreto chiamato So Sorry e combattere anche Mew Mew, l'anime preferito, praticamente il personaggio anime preferito di Alphys, ma lo faremo sulla Switch nella seconda parte del video. Allora, innanzitutto, questo boss segreto perché è segreto? Perché, come potete immaginare, non è incontrabile in occasioni normali. Non ha niente a che fare però con il fan value, altrimenti l'avrei inserito nel video di Gaster e compagnia bella, ma non l'ho fatto. Ma ha a che fare con il tempo. Infatti, potete incontrare questo boss solamente se state giocando ad Undertale per PC, in un 10 ottobre di un qualsiasi anno. Io, per esempio, ora ho impostato nel mio computer 10 ottobre 2019, tra le 8 di sera e le 9 di sera, ok? In questo lasso di tempo che è brevissimo. Io ora sto registrando ad agosto, non ci avevo sbatti di aspettare fino a quel giorno per registrare, quindi ho cambiato manualmente la data e l'ora del computer, che credo sia legale come cosa, cioè Undertale dovrebbe accettarla. Ciao Sans, lo scopriremo tra un attimo, comunque sia, ma penso di sì. Tra l'altro, va bene, sì, perché prima era partita tutta la discussione di Papyrus che mette le foto con i suoi muscoli, con gli occhiali, eccetera. Per incontrarlo non basta soddisfare queste condizioni, dovete anche arrivare in questo punto di Hotland, ok? Dove qua giù si trova tipo il grembiule, mi sembra, sì. E sto facendo una pacifist, non mi chiedete perché c'è scritto nome, semplicemente perché volevo utilizzare inizialmente questo file per prendere delle clip, delle gif da mettere nel mio articolo di Undertale. Alla fine non l'ho usato perché lo sto usando per fare questa run, ma va bene. E, come vedete, ho qualche cibo in caso dovesse servire. Vedremo che cosa succede sia uccidendolo che risparmiandolo. Quindi faremo due lotte contro di lui, nella prima lo uccidiamo, diciamo. Allora, Art Club, vedete? Club di arte, qui tra l'altro è a questo club che faceva riferimento un cartello nascosto nell'MTT Resort, se vi ricordate da tipo l'episodio, mi ricordo, 6 o 5 o 6 della serie. Comunque, club di arte, incontriamoci, incontratevi qui, prossimo appuntamento, vedete, 10 ottobre, 8 di sera. Eccolo! Ah, sono in ritardo, no, sei in orario in teoria. Sono così dispiaciuto, I'm so sorry. Giù. No, così proprio. Stai venendo bloccato, ma in modo educato. Tra l'altro c'è il cappello di Jevil a lui, quindi è imparentato in qualche modo, mi viene da chiedere. Allora, fight, vediamo quanto danno gli facciamo. Ah sì, c'ho la burnt panna addosso. Oh, ups, quello fa male. Mi dispiace, devo me essermi messo in mezzo alla strada. Non dovrei forse stare così vicino. Ah, provoco solo un sacco di guai. Che figo! La coda tipo Asgore praticamente. Ok. E sta musichetta poi? Il nemico si tocca le dita insieme come Jack Hammers, che non so cosa sia, non mi va di andare a cercare ora, quindi. Ok. Sempre 100 costante. Dannazione, continuo a mettermi in mezzo alla strada. Mi dispiace, sono così maleducato. Che cammino in giro di fronte a te. E ho sbagliato. Ok. Non ci si muove così. Ma è l'unico attacco che sa fare. Il nemico cerca di copiare i tuoi movimenti. Così da farsi andare a genio, diciamo. Cavolo, volevo fare una perfect, non mi è riuscito. Ma mi sa che il danno è sempre costante. Mi stai cercando di uccidermi? Mi dispiace, ma ho avuto veramente un anno difficile. Non so se posso mettere in cima alla mia lista di priorità il fatto che tu mi stai per uccidere. Dovresti trovare qualcun altro da uccidere, mi dispiace. Ok, questo è proprio un personaggio troll, infatti. Tra virgolette non è canon, nel senso che l'ha messo apposta Toby come boss segreto perché avrebbe creato un po' casino e me ne rendo conto se fosse stato così trovato in giro per il mondo. Cosa che però ha fatto con Muffet, ma Muffet va bene perché funziona, punto di domanda. Perché anche lei era un personaggio creato sotto commissione, diciamo, perché qualcuno, un pazzo, deve aver dato, mi sembra, 500 dollari per farsi fare un personaggio. Ho semplicemente detto che non mi interessa l'offerta. Scusami, forse non l'ho detto in modo abbastanza chiaro. Non sono interessato nell'essere ucciso. Grazie mille.
Ok, se io persisto invece in questa mia sete di sangue genocida, che cosa accade? Il nemico sembra ansioso. Sì, direi. Vediamo, eh. Ascolta, amico. Suppongo dovrò dirti la verità. La mia intera vita... Ok, in tutta la mia vita non sono mai valso tanti punti di esperienza, punti di esecuzione. Tutti gli altri nel lavoro, nelle classi, quindi durante la scuola, avrebbero fatto salire il livello di qualcuno di 4 o 5. Ma che cazzo quando distrutti? Ma io non ti farei salire di livello nemmeno se tu fossi a livello 1. Per questo motivo sono sempre stato... non sono mai stato tanto bravo ad essere ucciso. L'OBS mi è spuntato davanti, non so perché. Quindi... sono... cazzo, fra trebbe, non me lo ricordo. No, aspettate, forse me lo sono ricordato. Dovrebbe essere lusingato. Me ne sono lusingato che tu voglia distruggermi. Faccia, che cazzo? Ma tu stai sprecando un sacco del tuo tempo. Smettila di uccidermi. Ah, cazzo, mi sono mosso, sbagliato. Ma a questo punto mi chiedo, ora io sono livello 1. Tra l'altro scopriremo se effettivamente non ci fa salire di livello nemmeno se siamo a livello 1. Ma quanto danno gli farei se fossi... No, è vero, il danno non dipende credo dal livello, ma dal dall'arma che si usa, quindi sempre 100, mi sa. Il nemico utilizza un attacco ipnotizzante, 3D Touch Wiggle. Deve essere tipo un movimento strano. Ok. Cavolo, voglio fare una perfect e non mi riesce. Ok, ok. Se smetti di pagarmi, ti pagherò 200G. Attenzione. Ma fai un attacco diverso, no? O c'hai solo questo? Ok, sembra perturbato. Quasi perfect. 220G. Fin dove si può spingere questa cosa? Scusami. Mi può offrire tipo tutti i suoi beni e non solo. Continua a usare questa danza ipnotizzante. Ipnotizzatrice, no scherzo. 300G. Vendimi tua moglie. Cioè, a questo punto mi potrebbe dare qualunque cosa, nel senso. Continua a toccarsi le dita. Mi avrebbe quasi voglia di mandare a quel paese un attacco. Aspetta un secondo. Stai cercando di uccidermi, potrebbe essere? Perché non ti piaccio tanto? No, non è possibile. Questa è solo un'amichevole... Ok, diciamo, questa è solo un'amichevole esecuzione mentre ci stiamo conoscendo. Diciamo, rendiamola così. Sì, amici, siamo sempre amici, giusto? Ok, forse non proprio amici, ma... sconosciuti amichevoli, va bene. Questa me la segno, guarda. La prossima volta incontro uno sconosciuto che non mi ricordo nemmeno il suo nome, no? Quelli che passi per strada e dici: oh, ciao campione grande, bomber. Cioè, ti inventi tutti i soprannomi possibili perché hai l'imbarazzo di chiedergli il nome. Gli dirò così: siamo dei sconosciuti ma amichevoli. Sai, sì, solo va bene, un passo distante dall'essere quasi amici. Voglio dire, ero praticamente... I was about to crack open the sparkling cider. Va bene, sta parlando il fatto che siamo molto vicini. Stavo per mettere in tavola delle baguette e un po' di formaggio. Ok, voleva fare un party. Ragazzi, non c'ho spazio di tradurre tutte queste espressioni strane. Il nemico si sta scusando per la sua vista del... Reaper, nel senso di assassino, credo, perché lo sto ammazzando. C'è qualcosa di cui non riesci... di cui riesci a non scusarti? No, proprio non ti piaccio, eh? A nessuno piaccio. Putting gap a tipo 300 traduzioni, credo che sia opporre. Tutti si oppongono a me. Ti sto solo... non è annoiare, è un false friend. Infastidendo. Dovrei semplicemente andarmene. Arga, perché sono così idiota? Come ho fatto a non vederlo prima? Non mi stavi uccidendo perché io ti piacevo. Nessuno lo fa. Non esiste. Ok, non facciamoci ammazzare noi adesso. Voglio vedere se succede se provo proprio a non colpirlo. Vediamo, eh. Mi dispiace di essermi imbattuto in te. Sono un tale Klutz. Ero qui solo
perché stavo cercando qualcosa da disegnare. Oh, va tutto bene, va tutto bene. Ti darò un regalo per rimediare a tutti questi problemi. Lascia che mi metta nella mia festa. Non lo so, ragazzi. Non lo so e non ci ho voglia di andare a vedere. Penso che lo ammazzerò. A questo punto vediamo cosa succede. Probabilmente niente, ma insomma. Oh, scusa. Sono stato troppo rumoroso, eh. Ti sto facendo perdere tempo, non è così? Ma perché se faccio? Mi sento molto strano. Penso che di aver bisogno vai da Napstablook, di andare a casa e stendermi per terra. Non t'ho ammazzato. Oh, e riguardo tutto questo, scusa. Hai guadagnato 1 di esperienza e 300 di gold. Ok, è stata terribile questa morte. Però va bene, nel senso che cioè proprio non è né carne né pesce, quindi ok. Allora, facciamo ripartire Undertale, aspettate un secondo. Tanto non ci vuole niente a farlo ripartire, non taglio nemmeno perché siamo praticamente già lì, ci basta prendere l'ascensore, ok, no, invece taglio, va bene. Ci risiamo, ragazzi, oh yeah. Vediamo stavolta di fare pace con questo tizio. Allora. Ah, sono in ritardo, mi dispiace così tanto. Boom. Che poi c'ha tipo dei capelli. Ok. Allora, proviamo ad agire. Tanto check. So sorry, questa creatura è definitivamente nel momento e spazio sbagliato. Ah, mi dispiace, sono battuto in te, sono tra i Cruz. Ok, questa è la stessa cosa che ci ha detto prima. Forse sta controllando qualcosa effettivamente adesso. Perché con le mani, no, se le sta muovendo... Ah no, è sempre a fare sta cazzata qui. Allora, something. Sorridi. È un po' preoccupato. Non ho potuto trovare niente da darti. Ma aspetta, aspetta. Ho il mio quaderno d'appunti. Posso farci un disegno sopra. Sono un po' un artista, sai com'è. Ti farò un bellissimo disegno. No, mi sono anche spostato ma non ho preso danno per fortuna. Sono un po' più veloci. Sì, ma mi ero mosso. Mi ero mosso e non mi ha colpito. Com'è possibile? Ok, ho trovato un bug. Sorride ancora. Ok. Scusa, il disegno non è venuto fuori molto bene. Aspetta, so qual è il problema. Devo solo trovare un miglior pezzo di carta. Wow. Ma mi stai facendo male. Perché non dovevi attaccarti adesso, eh? Sentiamo. Ah, tra l'altro sono continuati a scendere gli attacchi anche mentre il menu poppava indietro, diciamo. E va bene. E tossisci. Ok, solita cosa. Nessuno dei miei fogli è abbastanza buono. Ma va tutto bene. So cosa posso fare. Userò la mia matita magica. Deve trovarsi sotto a qualcuno di questi fogli. No, ho capito, ma i fogli non li devi per forza buttare tutti indietro. Voglio vedere troppo le animazioni delle mani, ma sono già più concentrato nello schivare. Il nemico sembra nervoso. Sorridi, anche se sei un po' preoccupato. Ah, l'ho trovata. La mia matita magica è fantastica. Tutto ciò che ci disegno è completamente reale. Ma che era? La matita di SpongeBob. Tipo in un episodio trovavo sta matita che poteva far diventare reale qualunque cosa. Oh no, forse è un po' troppo reale. Ehi. Ma I don't want to die, aiuto. Il nemico sembra nervoso, anch'io lo sono. Fidati. Ok. Ah! Ora t'ammazzo. Per davvero però. Ok. Sì, ma mica 10. Il nemico prova a copiare i tuoi movimenti. Vuol dire forse debba rimanere fermo? Perché ho dato il bug C? Scusa. Disegni una barca, se ne va. Vabbè, ma che cazzo. Ah, no. Come l'ho schivato. Va bene, va bene. Il nemico è sempre ansioso, lo sono di più io. Se ne va sulla barca. Ho fatto un casino. Veramente ho fatto un casino, oh no. Userò una matita normale. Farò del mio meglio. No. Ho capito, ma che merda.
Ma dai, ragazzi, ma che cazzo, ma è difficile così. Ma scusami, c'è uno spazietto minuscolo. Oh, you cannot give up just yet. Sì, lo so. Che palle, però. Che palle. Ah, qui sono. Ok. Allora, torno più o meno al punto di prima e poi ci rivediamo. Sans, dammi una mano invece di star lì. Ok, ragazzi, ho scoperto che restando fermi non si viene colpiti. Fantastico, va bene. Doodlebug, la draw e ciao, la barchetta. Perfetto. Quindi restando di nuovo fermi non dovrebbe farmi nulla. Ok, perfetto. No, devo comunque mangiare qualcosa. Astro Food, ahimè. Ah, sì, va bene. No, però stavolta mi ha colpito. E che cacchio? C'è una falla nel sistema, aiuto. Abbiamo scoperto Matrix. Ciao, ciao. Ho fatto un casino, sì, lo so. Ok. Mamma mia, ragazzi, questo è abbastanza impegnativo. Ok. Proviamo a fare ancora Astro Food, vai. Sei pronto? Sì, ho appena finito. Ecco il disegno, che ne pensi? Vabbè, almeno non hai fatto danni, dai. È una rappresentazione della tua più profonda essenza, giusto? È ottima, vero? Pensa che la mia arte sia terribile, non ho detto questo. L'hai detto te, non l'ho detto io. Ottimo, ma io l'hai pensato, vabbè. Ti lascerò con il tuo pensiero. Addio, a presto, sayonara. È stato bello conoscerti. Hasta la vista, vabbè. Dovrei andarmene. Oh, abbiamo vinto. Ed è senza cappello adesso. Ah, e finisce così. Ok, bene. E allora, ragazzi, niente. Questo era So Sorry. Non so. Controllo un attimo sulla wiki se magari mi sono perso qualcosa, ma non credo. Prima non l'ho letto e ho sbagliato. Ma se avessi letto il cartello dopo averlo ucciso, sarebbe comparso scritto Art is dead, cioè l'arte è morta. C'è scritto, vabbè, che puoi indossare 5 diversi tipi di cappello, quindi ho avuto lo sculo di trovarlo con gli stessi due tipi di cappello incontrandolo due volte, anche se sono 5, ma ora non staremo a fare le stesse sottigliezze. Risparmiandolo ora, salvando e poi finendo una pacifist, lo posso incontrare in teoria se è aggiornato l'ultima versione Undertale, cosa dovrebbe essere vicino a Sunderplane, quando si può rivedere tutto il mondo di gioco. E poi c'è una cosa che mi ha... Non dico turbato, incuriosito, mi ha incuriosito perché c'è scritto nella wiki che il creatore originale di So Sorry, un artista conosciuto come Samal, è stato soggetto di molestie dopo che il suo personaggio è stato scoperto a causa del feticismo verso l'essere grassi che fa da collage nei suoi lavori, diciamo, che è presente nei suoi lavori, ecco, scusate. Ok, ora sono curioso di andare a vedere che cosa intendono dire, cioè che cazzo, ma perché dovete andare a molestarlo, porca puttana, è su internet, finché un fanmara una mosca potrà avere i fetish che gli pare, no? Boh, vabbè, io sapevo, piccola curiosità, che dopo che alcuni utenti avevano scoperto appunto di alcuni personaggi, credo proprio So Sorry e Glide, soprattutto questi due, che erano stati messi nel gioco grazie al pagamento che avevano effettuato degli utenti durante il Kickstarter, appunto tutti i giocatori di Undertale se ne erano lamentati e Toby Fox ha pure dovuto fare un tweet riguardo questo dicendo: ragazzi, no, che cazzo fate? Non l'ha detto in questo modo, Toby Fox non si permetterebbe mai, ma più o meno era l'idea che voleva trasmettere, cioè, oh, ma mi hanno pure pagato per fare questi personaggi e soprattutto li ho messi in dei posti dove non danno noia a nessuno. Da che ve lamentate, ok? È uscito un attimo così. E va bene, allora noi ci vediamo fra pochissimo con Undertale per Switch in un setup completamente diverso. Quindi, se mi ricordo, metto un effetto strano. Rieccoci qua, ragazzi, con Mew Mew. In realtà, da quel che ho visto, da quel poco che ho visto stando qua in casa di Papyrus, perché Mew Mew si può incontrare, meglio, Mad Mew Mew si chiama il boss, si può incontrare dentro al suo lavandino, no? Da cui esce il cane. E solo che c'è... Oh, scusatemi, non ho messo il volume. Ehi. Ok, chiaramente siccome sto registrando su Switch avrei bisogno tipo di un Elgato o una roba del genere per poter registrare direttamente lo schermo, quindi vi beccate questa inquadratura che mi rendo conto fa un po' schifo, forse spengere questa aiuta, sì. Mi vedete un po' peggio.
Però pazienza. Se la ruoto. Sì, dai, forse meglio. E quindi niente, sto registrando con l'altra webcam. Come vi avevo avvertito, c'è stato un calo di qualità. Non potevo fare altrimenti, perché se no non l'avrei proprio registrata questa parte. Quindi entriamo dentro a quello che nella PlayStation 4, nella versione per PlayStation 4 di Undertale, è il Dog Shrine, cioè il tempio del cane. È tutto distrutto completamente. Perché io vidi un video all'epoca riguardo al Dog Shrine, vi consiglio anche a voi di vederlo perché è carino. E niente, appunto questo tempio riguardante il cane, quindi riguardante Toby Fox. Dove dovevi mettere tipo una monetina dentro una roba, e tipo questa, esatto. E ogni tot monetina che mettevi veniva fuori un oggetto. È una foto di Papyrus. In qualche modo anche gli spaghetti nell'immagine sembrano essere diventati rancidi. Però qua è tutto distrutto, vedete? Lo gnocco si sta indurendo, che è un tipo di cibo. Una palla di Daug. Daug invece è... impasto, ok, quindi tipo pasta. Si sta indurendo. Sta tornando ad essere... ah, ma è tipo perché è stata gonfiata. Ok, si sta praticamente sgonfiando, va bene. Ok, è un dispensatore di cibo per cani. Lo hai premuto. Tutto ciò che è uscito fuori non è altro che sabbia di cane. Va bene. Perché dog sand? È un gioco, è un disco CD di un gioco rotto. Vedi te stesso riflesso nei pezzi distrutti del gioco. Ok. Il boombox si è completamente fossilizzato. Ora puoi solo giocarci, cioè sì, giocarci, già, puoi solo riprodurvi musica rock. È qualche tipo di certificato, ma schifato, rigettato. Sembra che sia stato rifiutato, ecco, più e più volte. È un riferimento a qualcosa che Toby Fox ha fatto, credo. Voglio saperlo. È una foto di Papyrus. Scricchiola perché è molto vecchia, diciamo. Ok, questo invece era un gonfiabile una volta. Sembra abbia perso la volontà di volare, ma non ce l'ha mai avuta. Sembra che più si sia impegnato a legare insieme le cose, e più sfilacciato è diventato tutto, essenzialmente. Ok. Questo? È una qualche specie di fotocopia marcata con una stampa, marcata con una X sopra. È difficile dire se significhi che sia un rifiuto o un tesoro. Ah. Stupido sexy Toby, cioè. Allora. E vedete, una singola monetina d'oro si trova in fondo alla scatola. Potrebbe essere l'origine di questa parodia. Per forse fa riferimento al fatto appunto che nella versione per PlayStation 4 lo potevi riempire. Comunque sia, c'è questa porta che tra l'altro, se guardate, ve lo faccio vedere, ha i colori insomma dei Joy-Con, no? E in qualche modo bisogna aprirla. Aiuto. La porta è chiusa con un sigillo misterioso. Ma guardando più attentamente, non me lo traduce Shodiri, quindi non so che cosa voglio dire. Che vabbè, carina. Boh. Probabilmente cadrà nel momento in cui il tuo viaggio sarà vicino alla fine. Infatti ho letto che per poterla sbloccare bisogna sconfiggere Metaton. Ergo, ora sto facendo una pacifist, faccio l'appuntamento con Papyrus e niente, ci vediamo. Ci vediamo quando ho battuto Metaton, essenzialmente. Quindi io dovrò giocare almeno un'altra ora, ma per voi ci vediamo tra 2 secondi. Ok ragazzi, ho battuto Metaton e c'è voluto, non vi mentirò, come... cioè era chiaro che ci sarebbe voluto, nonostante io abbia schippato tutti i dialoghi, no. In questo modo, premendo A e B insieme, come avrei fatto su computer, ma premendo X e Z praticamente. E ora, aspetta, siamo a Roventerra, quindi devo prendere l'ascensore per arrivare al Nevischio. Cioè per arrivare insomma alla base di Roventerra, poi prendere l'uomo del fiume e tornare a casa. Allora, io dovrei andare a Left Floor 1, credo. Ok.
Non ho visto niente di diverso comunque per la cronaca in questa versione per Switch rispetto a quella per computer. Intendo ovviamente, guardo sempre lì perché di solito sta lì sì, la videocamera più o meno. Sarebbe una webcam, ma va bene, ho sbagliato. Waterfall, perché io ho detto Waterfall? Stavo pure a pensarci. Insomma, non ho notato niente di anomalo se non la stanza di Miu Miu, ovviamente. Ma non ci interessa perché l'avevamo già vista prima. E ora ci torniamo se azzecco la barca, vero? Dai, Riverman, portami. Sì. Snowdin, ok. Tra l'altro sono anche andato a prendermi l'Earth Rocket, il pendente a forma di cuore e il coltello usurato. Questa è una neutral, ragazzi. Anzi, in realtà è una neutral pacifist. Visto che è la prima partita che faccio su Undertale, la sto facendo pacifist. Undertale su Switch, ovviamente. E basta. Ci siamo. Allora, tra l'altro vi dico una cosa, insomma sono andato un attimo a vedere le impostazioni della webcam che sta riprendendo lo schermo. Dovete perdonarmi per lo sfarfallamento, ma vi giuro che non potevo fare di meglio. Ci ho provato in tutti i modi, questo, se sfarfallava di meno lo vedevate peggio. Si sta muovendo la webcam? No. Se lo aumentavo vedevate meglio l'immagine, ma c'era più sfarfallamento. Insomma, ho dovuto trovare una via di mezzo e direi che è questa. Così si dovrebbero leggere i dialoghi in teoria durante il combattimento, perché ho visto che nei combattimenti quando è tutto bianco e nero la webcam non piace molto questa cosa. C'è una bandiera dei pirati in cima, l'avevo vista. E quindi niente, questo è stato il miglior compromesso che abbia potuto trovare. Salverei prima di fare qualunque altra cosa. E poi insomma andiamo. Ah, giusto, mi compro anche un po' di cibo perché... Allora, perché ci serve probabilmente. Ah, sto portando troppa roba. Che sto portando? Ah, sì, il cappello probabilmente. La pistola non l'ho comprata perché non avevo abbastanza soldi. Quindi mettiamo questo, 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 questo. Non lo posso mettere. Apriamo il cell, andiamo in box questo. Ok. Sì, un po' di roba l'ho usata contro Metaton, giusto, quindi... Sì, vabbè, riempiamoci l'inventario, ma dai. Exit, ok. Perché tanto da 22 HP, quindi è perfetto il cinnamon bun. Allora, ready guys, ci siamo. Mi rendo conto che può fare strano vedermi non guardare nella solita direzione, ma tipo davanti a me. Ma non sono riuscito a setappare meglio il tutto, quindi... E spero che si senta bene, ma in teoria sì, dai, non benissimo ovviamente, ma comunque più o meno bene. Ecco, è sparito il locket, il sigillo, il lucchetto. Il sigillo sulla porta è sparito, ma sembra che la porta sia ancora incastrata. C'è un'immagine di due analogici, di due stick analogici che vengono spinti da una parte all'altra. Ok, quindi aspetta, se io faccio... Tipo così? Che devo fare? C'è un'immagine di due analog... Being pushed apart. Two analog sticks opposite directions. What could it mean? Maybe it means motion control where to... Sei un idiota! E io stavo lì a far così, capito? Forse significa che i motion control sarà troppo difficile da implementare. Oh mio Dio, Toby. E quindi che devo fare? Two analog stick. Ma forse così. Ah, ho capito. Ok. Ah, infatti bastava. Posso anche richiuderla? No. Però insomma bastava premere. Porca puttana. Ecco. Questi due a destra e a sinistra. Vedete, da due parti opposte. Ai, Toby, quanto mi farei ridere. Ok. Capito, perché poi magari uno si può deprimere in una giornata qualsiasi. Poi però pensa, deve ancora uscire tutto Deltarune e dice, continuiamo a vivere. Cioè, e questa è la filosofia di vita ormai per chi gioca, per chi ha giocato ad Undertale. Che cavolo. Ah, seri, più o meno.
È una strana bambola. Vuoi avvicinarti per vederla meglio? Sì. Ti guarda anche lei. Se guardi nell'abisso, anche l'abisso scritto in te. C'è una bambola qui. Ok. Facciamo check. Attacco 0, difesa 0. È una bambola di Mew Mew a grandezza naturale. Per qualcosa? Ok. Continua ad osservarci. Proviamo ad attaccarla. Ok, non è successo niente. E un po' mi inquieta. Provo a dargli un... Ok, no. Sembra quasi che la bambola stesse ridendo. Ok, chiaramente come prima. Prima la ammazziamo e poi facciamo pacifist. Ah, ne ho avuto abbastanza, abbastanza, abbastanza. Sciocco, non sai che non si toccano persone che non conosci? Specialmente quando loro sono suscettibili di solletico. Ah? Non mi riconosci? Oh oh oh. Non potrebbe andare meglio. Una volta mi sarò fuso con questo nuovo perfetto corpo. Completamente nuovo. Una completamente nuova, meravigliosa vita avrà inizio per me. Ma più cerco di fondermi con esso, e più non funziona. Le mie emozioni non sono abbastanza pure. Ho bisogno di tensione, conflitto, qualcosa che porti fuori la mia rabbia. Ma sei tipo un fantasma e sta possedendo la bambola? Ok, allora, tu, umano, combatti con me. Combatti. Cosa? Versamenti di sangue, distruzione. Perché la mia anima è mezza blu, anzi mezza azzurra e mezza rossa? È il perfetto cocktail di emozioni per fondermi con il mio nuovo corpo, Mew. C'è il... Ok, il leitmotiv è dei mid boss, è lo stesso di che c'è in Napster Book, Matt Dummy, Spider Dance, eccetera, ok. E con la mia nuova abilità speciale, questa battaglia sarà veramente interessante. Oh! Oh mio Dio! Che figo! Che figata! Devo perché? Oddio! L'analog destro controlla la metà destra del cuore e quello sinistro quella sinistra. Ma è una figata pazzesca, oddio! Mew Mew considera lo skedancing, ma la musica non è abbastanza appropriata, ok. È una figata! E c'ho anche una chiamata, ma ora non posso rispondere. Sciocco, pensi potermi fare del male con quella stupida arma? Finché la mia guardia è alzata, questo corpo è invincibile. E anche carino, Mew. Debole, 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 forza! Allora mi sa che non la possiamo ammazzare, faremo allora pacifista fin da subito. Devi rendere tutto ciò più difficile. Prova a premere entrambi gli analog stick. Potrei farne incazzare Commandine. Guarda che figo. No, voglio provare a farla arrabbiare, aspetta. Ok. Guarda in un specchio rosa. Ma mi stavi ascoltando! Tu non mi puoi fare del male. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei il Medami. Perché sei il Medami? Il fantasma del Medami si è impossessato di Mew Mew. Ho capito, stai cercando di portare fuori i miei sentimenti più profondi. Vattene via, tu essere abominevole. Ah, ho avuto abbastanza. Prova a pratica i movimenti adesso, mentre sto parlando. Capito? Si è mosso in giro abbastanza. Ok, andiamo, io mi farò colpire. E ora userò un oggetto perché Cinnabon, vai. Hai mangiato il Cinnamon Bunny. I tuoi HP sono stati maxati. Ti stai chiedendo dove ho preso questo corpo? Non ti andrebbe di saperlo? Certo che te lo dirò. Ok, vabbè, non la dire. Ok, è cambiato, quindi non è Commandine. Basta avere pazienza. Ma che figata! Una voce, credo tenera, tipo pre-registrata, fuoriesce dal torso di Mew Mew. Sì, le bambole che parlano non dalla bocca ma dal torso, no? Va bene. Quindi, talk. Hai parlato a me di Mew Mew. Non sembra ci sia molto da di cui parlare. Ok, quindi bisogna aspettare, va bene. Proprio come il Mad Dummy, infatti. L'ho trovato in un posto strano. Un posto di scienza, va bene, da Alphys. È la famosa action figure di cui parlava Alphys. Non è possibile, no? Ragazzi... Oh mio Dio, che figo!
Vorrei farvi vedere come muovo il controller, ma sarebbe un pochino complicato. Ok. Però vabbè, lo potete immaginare. Proviamo ancora a parlare. Non si può, ok. Non ho idea che cosa stesse accadendo lì, però... quando... forse sta parlando del True Lab, però, sai. Potrebbe essere. Non appena ho visto questo corpo, ho capito subito che ero io! O forse che era mio! Arg! Ah, ok, vedi, prendo danno. Mamma mia, è complicatissimo! È complicatissimo, ma se gioco così, tipo, dovrei farcela. Ok, così, aspetta, mi metto meglio. Così forse riuscite a vedere entrambi, ok? Perché se mi metto così, vedete un attimo in controller e vedete anche me. Ok, siamo... perfetto, siamo da Sans. Non avrei potuto chiedere di meglio. Ok. What are you looking at? Ok. Combatti! Eh sì, va bene, va bene, va bene, va bene! Ti fonderai un nuovo corpo, secondo me? Cioè, non lo so. Lo spero per te, visto che ti renderebbe tanto felice, ma insomma... non so quanto sarebbe contenta Alphys di avere una Mad Mew Mew in casa. Infatti, Mad Mew Mew, Mad Dummy, sì, ok, perfetto. C'è che l'abbiamo fatto? No. Attacco 45, difesa boh. Mew Mew 2. Sì, è il gioco, no? Quello di Alphys. Mew Mew è infastidita, è incalzata ed è pronta a fare Mew. Ok. Allora. Na na na, na na na. Ok, nuova colonna sonora da scaricarsi. L'ho trovato in un posto strano di scienza. Allora, devo fare attenzione. Voi lo vedete? Sì, lo vedete. Allora, devo ricordarmi, questo è rosso. Devo ricordarmi semplicemente che al centro ci stanno di default, mentre a destra e a sinistra ce li devo spostare io. Ok. Cazzo. Sbagliato. Vabbè. Comunque mi sa che diventerà ancora più complicato, perché poi tipo dovrò spostare quello rosso a sinistra e quello blu a destra, che è molto poco intuitivo. Ecco. Cinnabon, vai. Quindi l'ho preso, non mi può incolpare. Perché una scienziata ha bisogno di una statua a grandezza naturale di una ragazza? Domanda legittima, però se è una collezionista la capisco. Anche se di queste dimensioni non ho mai avuto nessun oggetto, ma insomma. Aprire corde, ok, questo l'ho letto. Probabilmente l'avrà... voleva utilizzarlo per degli esperimenti. Sono un eroe, ho salvato me stesso, va bene. Tanto lo so già che ci sarà una bastardata tra poco. Ok. Per ora no, ok, finché continuiamo così sto abbastanza tranquillo. E ora con questo nuovo corpo ho una nuova vita davanti a me. No, vabbè, ma che figo! Una nuova vita, più figa, vabbè. Che lavoro di sprite, meraviglioso. Mad Mew Mew is mewing madly, va bene, sta miagolando in modo pazzo. E ora sarò finalmente capace di... io sarò finalmente capace di... continuare ad essere il manichino d'allenamento di Undyne. Però, questo aggiunge qualcosina alla lore, allora, perché scusate... lui faceva da manichino da allenamento per Undyne per arrabbiarsi e fondersi con il corpo? Oppure, cioè, è una cosa da non tenere in considerazione? Non lo so, però è carina. Ok, stiamo messi bene lì. Si legge abbastanza, sì. Ma meglio! Non so quanto sarebbe contenta Alphys di vedere che Undyne, la sua amata, sta prendendo a pugni il suo anime preferito. Ok. Aia, ora si complica. Hai l'odore di profumo e nerd. Cavolo, se mi facesse un danno in meno sarei più tranquillo. Ah, Undyne. Dolce, violenta, Undyne. Non posso aspettare di vedere la faccia che farà quando mi vedrà. No. Minchia, ragazzi. È un casino. Bene, è vero, sono stato stupido perché non ho tenuto questo sopra, ma è un casino. Aia. Anche perché, oddio mio, già me lo immagino che ne metterà uno sopra e uno a sinistra. No, 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 no. Look at this dude. No. Sentite, salto e torniamo al punto in cui
da tre pallini si passa a quattro, ok? Dovremmo esserci, ragazzi. Andiamo. Ok. Sì, ci siamo. Lo sto tenendo così in alto perché più o meno riesco a incrociare gli occhi, a vedere dove sta il blu e dove sta il rosso, così mi ricordo sempre cosa va mosso. Perché non è facile, bisogna... è molto figo, bisogna coordinare la metà destra e la metà sinistra del cuore. Non è facile come sembra. Allora. Ok. Perfetto. Ok, Mad Mew Mew, Tigers si aggiusta la testa, va bene. Mi colpirà con una tempesta di lance. Sarò il più grande cuscino a cui attaccare spille al mondo, diciamo. Ok. Sans Battle Key. Maremma cane, come l'ho schivato! Ok. Quello sguardo che hai sulla faccia. Lei ha già qualcun altro? Ma forse non sei quel Mad Dummy? No, dovresti esserlo. Sì, lo tornerò ad essere il... O forse è quello di rovine, tipo. Perché aveva detto... Il Mad Dummy a cascata aveva detto che il manichino di rovine, il fantasma che abitava in quel manichino, era scappato dal suo corpo. Può darsi che si sia rifugiato in questo e sia anche lui Mad? No, mi sembra troppo complicato. Facciamo un rasoio di Occam e diciamo che questo è Mad Dummy. Anche perché bisogna capire di chi sta parlando. Se sta parlando del Mad Dummy che noi conosciamo è un conto. Se invece lui è il Mad Dummy che sta parlando di qualcun altro è un altro. Beh, se ha qualcun altro, allora sai che cosa gli farò? Li rispetterò? Rispetterò le loro relazioni? E non riesco a leggere perché stavo cercando di concentrarmi. Ok, ne ho avuto abbastanza. Perché non mi sono ancora fuso? Devo usare il mio intero potere? Perché non l'hai ancora usato? Porca trottola. Allora. Forza! Non è ancora abbastanza per te? Non so come ho fatto, ragazzi. Basta. Perché non sta funzionando? Non importa quanto furioso io diventi. Non importa quanto io combatta. Non riesco a fondermi con il mio corpo. Che cosa sto facendo di sbagliato? Ok. Talk, vai. Hai detto a Mad Mew Mew che la furia potrebbe non essere l'unico modo. Ah? Vuoi dire che forse dovrei provare altre emozioni? Dici tipo qualcosa come amore? Allora io abbandonerò questo corpo. No, umano, vai avanti. Mostrami che cos'è l'amore. Sarebbe molto carino. Perché love... Cazzo, sono tentatissimo. Allora, chiaramente verrebbe da risparmiarla. Però sono curioso di sapere cosa accade se la colpisco. La battaglia si diventa più difficile? Non ce la posso fare a tornare a questo punto, quindi vediamo. Wow! Suppongo me lo sarei dovuto aspettare. E l'ho ammazzato! Oh! L'animatronic in edizione limitata Mew Mew Machine è stato distrutto in pezzi. Tu! Ovviamente hai trovato il corpo perfetto. Sono venuto perfino in un posto capace di farmi fondere in pace, ma suppongo di essermi fatto un nemico. Ma aspetta, dopo avrò riparato questo corpo soffrirai un sacco. Un giorno. No, cosa è successo? Ok. Ciò che farò ora sarà chiudere il gioco e farlo ripartire per vedere invece di risparmiarla. Quindi noi ci vediamo tra pochissimo. Ok, eccoci qua. Parliamole. E diciamole invece che l'amore è risparmiare.
Vai. Ah? Ma che gentilezza! Mi sta facendo sentire qualcosa. Ci potrebbe volere un po' prima io mi possa pienamente fondere con questo corpo. Ma penso che possa essere un inizio. Pensare che mi sono nascosto qui da solo. Oh, in qualche modo mi sono fatto un nuovo amico. Grazie, grazie, grazie! Va bene, così ha dato un lieto fine anche a questo personaggio. Prima di concludere l'episodio, perché lo stiamo per fare, voglio però andare a Waterfall per vedere se effettivamente si è trasferito da Undyne. Vediamo, eh. Tra l'altro ho questo NPC raro, ho avuto il culo di... Come nella mia prima partita di Undertale normale. Ah, giusto, perché devo fare l'appuntamento io ancora. E allora niente, non so se facendo l'appuntamento muti qualcosa. Però vabbè, per ora finiamola qua, dai. Ragazzi, questo era forse tutto. A meno che non metta qualche scena strana alla fine, ma non so nemmeno io quale dovrebbe essere. Questa era la mia serie su Undertale. Io spero dal cuore che vi sia piaciuta, perché io mi sono divertito un sacco. A me è piaciuta moltissimo, una delle serie che sono stato più contento di portare sul canale. Io, niente, mi porterò questa esperienza finché campo, perché Undertale, dovreste vedere quanta roba ho preso, ho comprato finora di Undertale, a parte la potete già vedere nei video unboxing che ho fatto, perché è un gioco che veramente mi ha cambiato la vita, e è la prova, secondo me, una prova evidente che i videogiochi sono arte e non solo. Ragazzi, vi auguro il meglio, spero che vi siate divertiti, noi ci rivediamo in una futura serie, e se siete qui solo per vedermi giocare i capolavori Toby Foxiani, noi ci rivedremo quando uscirà Deltarune, perché è mia piena intenzione giocarlo. In Blind Run questa volta ho il culo di giocare un gioco di Toby Fox, o meglio no, in Blind Run era già quell'altro, però senza che ci sia tutta la fanbase dietro che ne parla già da anni, quindi avrò modo di scoprirlo insieme alla community, ecco. E fare teorie insieme agli altri e vivere questo periodo che probabilmente durerà poco, perché chiaramente abbiamo già molte informazioni grazie all'Undertale eccetera, ma sarà un momento in cui ci si potrà confrontare tra varie persone che hanno opinioni diverse, per cercare di arrivare a un'ipotesi, un'idea più vicina possibile alla verità, che spieghi tutto quello che accade nel mondo di Deltarune. E sarà una finestra temporale piccola, immagino di qualche mese, perché poi più o meno le risposte alle domande più grandi vengono date, ma insomma sarà una bella esperienza. Io vi aspetto qualunque cosa voi decidiate di fare, e se vorrete continuare a seguirmi vi dico che per ora qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo ad un prossimo video o una prossima serie o qualunque cosa sia. Peace.